A Merano si gioca il derby numero 152 tra Bolzano e Valpusteria, sfida sempre molto sentita e che in questa circostanza vale la vetta solitaria della classifica. Molte le assenze su ambo i lati, i biancorossi infatti devono rinunciare a Rhett Gordon e Colton Fretter, mentre i lupi sono privi di Christian Meyer, Thomas Pichler e Joe Cullen. Avvio arrembante da parte dei gialloneri, subito pericolosi con l'ex Nate Di Casmiro che impegna Zaba dalla breve distanza. Arriva puntuale la risposta dei Foxes, Marco Insam controlla bene il disco favorendo Christian Walcher, il cui tiro è respinto da Tommy Nikila. Poco dopo il Valpusteria non sbaglia in power play. Rob Siriani vede e serve Max Oberauch che di prima intenzione supera il goalie avversario. All'11.43 si sblocca il punteggio con i lupi che sfruttano la prima superiorità a proprio favore. Il Bolzano prova a scuotersi con il solito Nick Mazzolini che si esibisce in un coast to coast impetuoso, fermato dalla parata di Tommy Nikila. Sull'altro fronte però non si sbaglia, quasi mai, e la seconda linea è ancora micidiale. Desmet di prima serve ancora Oberauch che insacca nuovamente. 15.58, raddoppio del Valpusteria e doppietta per Max Oberauch. Alla fine della prima frazione la formazione ospite si trova così in vantaggio di due lunghezze. Prosegue la pressione dei ragazzi di Stefan Meyer anche dopo la sosta. Siriani suggerisce per Desmet che spara a botta sicura, ma Zaba para alla grande. Con Mazzolini in panca puniti, i lupi si portano a quota 3. Disco sulla blu per il terzino Matt Kelly che con un tiro di polso dalla distanza supera un non irreprensibile Matt Zaba. 27.31 e il Valpusteria prende il largo, ancora micidiale con l'uomo in più. Adolf Insam chiama timeout per scuotere i suoi nettamente in difficoltà. I Foxes sembrano riprendersi immediatamente, ma sul buon tocco di Egger sotto porta Mike Sousa non impatta il disco, vanificando così la buona chance. Sono ancora gli ospiti comunque ad essere più pungenti. Discesa di Patrick Bona che libera Joe Jensen. Mezzaba tiene il pack. Si torna negli spogliatoi con Elfer e compagni saldamente in vantaggio. I Foxes si danno una svegliata in avvio di terzo tempo, Dorigati in becca Egger, il cui tiro però non sortisce gli effetti desiderati. Immediatamente dopo tocca ad Anton Berdard tentare di riaprire la contesa, azione in velocità sventata da Tommy Nikila. Il gol però arriva a 5 minuti dal termine. Sousa scambia con Borgatello, il tocco del terzino favorisce Insam che beffa il portiere avversario. Al 54-33 fiammata dei biancorossi che si sbloccano con Marco Insam. Il Valpusteria però non vuole far tornare in gara gli avversari. Siriani in becca Oberauch che ancora una volta non sbaglia. 56-01 il Valpusteria insacca la quarta realizzazione della serata. È tripletta per Max Oberauch, matatore della partita. In situazione di superiorità arriva l'ultima chance del match. Conclusione di Lehtinen, respinta da Nikila, poi Bernard scheggia il palo. Finisce così 4-1 per il Valpusteria che oltre a vincere il derby conquista anche la vetta solitaria della classifica di Serie A. Per il Bolzano sconfitta e doppio sorpasso. Biancorossi infatti perdono anche la seconda piazza per mano del Valpellice.